Buongiorno a tutti, benvenuti a Strani Mondi 2019 e alla presentazione della casa editrice Tabulafati e Solfanelli, che si occupa di molti generi, ma che ha una forte presenza nel genere fantasy, fantascienza e fantastico in generale, qui rappresentata non solo dalla rivista Dimensione Cosmica, ma anche da tutta una serie di titoli con altrettanti autori che nell'arco di questa presentazione avranno modo di raccontare chi sono e che cosa hanno scritto. Iniziamo presentando una figura di riferimento della casa editrice, che è Silva Ganzitti, la editor che ha dato il suo importantissimo contributo alla realizzazione di tutte le opere che verranno presentate questa mattina. Le passiamo subito la parola. Buongiorno a tutti, grazie Vittorio, per cui sono già stata introdotta. Sarò la responsabile di tutti i refusi che trovate all'interno dei testi che andrete a leggere. E comunque, devo dire che per quest'anno la Tabulafati ha cercato di dare un'impronta appena diversa alla sua produzione, inserendo delle opere che fossero dirette al target Young Adult e quindi proponendole alla lettura, con una promozione alla lettura del pubblico più giovane, dai 13 anni in poi. Questo non significa che le opere non saranno godibili anche da un pubblico più anziano, ma cercheranno in qualche modo di concorrere all'elevato numero di opere che sono sul mercato e che non sono nostrane come le nostre. Passo la parola a Chiara, che si occupa di presentare la nostra rivista. Buongiorno a tutti e grazie per questa occasione. Allora, la rivista Dimensione Cosmica è una rivista che in realtà ha una lunga storia, perché era, diciamo, la versione originale di Dimensione Cosmica risale agli anni 70-80. E appunto, molto coraggiosamente si è deciso di rilanciare questo progetto, perché oggi di riviste di letteratura dell'immaginario, quelle che magari erano molto diffuse una volta, praticamente a livello cartaceo non è rimasta praticamente più nulla. Ed è una rivista molto coraggiosa, molto curata, con interventi sempre di alto livello, sia a livello saggistico, in particolare con un'attenzione a quelli che sono i classici del fantastico, quindi Tolkien, Lovecraft, anche la ripresa di un fantastico magari sconosciuto dell'Ottocento, sia italiano sia anche europeo, e poi invece quello che è tutto, diciamo, l'aspetto più attuale della letteratura fantastica, sempre accompagnato da una serie di racconti che, oltre a essere molto, molto belli, molto gradevoli, in qualche modo si collegano sempre anche al tema principale della rivista. Questo è l'ultimo numero, e in particolare in questo abbiamo appunto aspetti molto interessanti: il Tarzan francese dell'Ottocento, i miti di Cthulhu, appunto, di Lovecraft. Nei numeri precedenti si è parlato ripetutamente anche di Tolkien e dell'interpretazione, no, dell'opera tolkieniana. In particolare in questo numero c'è una chicca, che è quando Berger scrisse A Wild Tales, quindi una lettera di Jacques Berger, quello del Mattino dei Maghi, che commenta entusiasticamente Lovecraft. Quindi ci sono anche appunto questi aspetti. Quindi il tentativo è proprio quello di coniugare una saggistica che interpreti il fantastico di tutti i generi, che sia di alto livello, con una narrativa che sia altrettanto di alto livello. E mi sembra che il risultato sia molto buono e possa essere sotto gli occhi di tutti. Grazie Chiara. Allora procediamo con la presentazione delle nostre opere. Adriana Comaschi. Adriana Comaschi. Con La Raietta. Tutta intera. Diciamo che in questo volume qui ho messo insieme due delle mie passioni: la passione della narrativa fantastica, fantasy, e la passione per la leggenda. Infatti questo libro è basato su un'antichissima leggenda che risale alla fine dell'epoca del bronzo, della Latinia, cioè delle cinque valli che sono intorno alle Dolomiti. È la leggenda del Re delle Fares.
la raglietta è la pietra che muove l'ennesima guerra tra i Fares e i loro vicini. Tutta tribù sparite. Non è la prima volta che questa leggenda viene raccontata, è nata come una leggenda tramandata oralmente, perché a quell'epoca non si scriveva, si recitava e basta. Tanti altri autori più avanti nei secoli l'hanno ripresa. Io in questo mio libretto l'ho cercato di prendere in una maniera un po' particolare. Cioè, da un lato ho seguito la leggenda, perlomeno la parte principale della leggenda, dall'altro invece mi sono allacciata a una storia, diciamo, una visione, diciamo, storica, che è ridicolo dirlo perché devo parlare di proprio storia, perché parliamo della fine della Tana del Bronzo e dell'inizio della Tana del Ferro. E questo è il risultato del libro, dove ho approfondito da un lato quello che effettivamente avrebbe potuto essere la realtà alla base della leggenda, e dall'altro, con uno spirito più moderno, ho cercato di approfondire il carattere dei personaggi e prevalentemente dei cosiddetti cattivi. Cioè, anziché scrivere prevalentemente la storia di Dorassilla e di Aidenet, che sono i due principali femminili e maschili buoni, ho approfondito il carattere di Spina del Muro, che è il mago cattivo, cercando di capire delle motivazioni, e della strega tessuta. Penso di essere stata nei miei 3 minuti e passo la parola. Grazie. Siccome lei è rimasta molto al di sotto dei suoi 3 minuti, vorrei semplicemente dire che questo libro è stato diciamo ripreso, o almeno la leggenda di cui parla è stata ripresa in uno spettacolo teatrale di Marta Cuscunà che si chiama Il canto della caduta. Il prossimo autore è Enrico Zini con il secondo volume del ciclo di Esperia, La fuga. Allora, questo volume è tratto da un mito di Diodoro Siculo, mito delle amazzoni libiche, e nasce dalla lotta di riproduzione di un popolo, il popolo degli Afri, che vive nell'isola d'Espera al centro del lago Tritonide, lungo le catene dell'Atlante, contro l'oppressione dell'impero atlantideo. E questa lotta, accanto a questa lotta ci sono dei temi che ci sono molto moderni, come per esempio la scelta tra rivolta e rivoluzione, cioè tra il semplicemente sostituirsi all'oppressore con un'altra oppressione, oppure inventare qualcosa di nuovo, o una nuova società, poi quasi più giusta. Oppure la punta di diamante di questa rivolta sono le Amazzoni, che sono le figlie della Dishanna, sacerdotessa della Grande Madre e quella degli Afri. Tra di loro c'è sì un profondo affetto, ma anche un'incomprensione di fondo. Shanna, la sacerdotessa della vita, mentre loro sono delle semidee guerriere, nate anche dal padre, il dio della guerra. Quindi c'è un'incomprensione di fondo tra la sacerdotessa della vita e loro, che sono nate per combattere e uccidere. E porterà a diversi, appunto, anche litigi, oppure diciamo così, appunto, diverse incomprensioni. E poi nel secondo romanzo c'è Ermia, moglie del governatore di Menea, crudele, che dovrà affrontare, una volta che questa rivolta avrà conquistato la città, un nuovo mondo, cioè è in fuga con i suoi figli, dovrà dal palazzo, dall'uscio del palazzo, si ritroverà tra i boschi, tra le campagne, senza più legge, senza più il potere atlantideo, a compiere scelte, azioni che non sono sue, non fanno parte del suo mondo. E poi ci sarà per esempio Kia degli Afri, di umili origini, che una donna di umili origini che prenderà un posto di potere tra l'esercito ribelle, e dovrà affrontare l'invidia dei suoi colleghi maschi, che si accettano come dei capi delle semidee, non possono, accettano più ma volentieri una donna come loro capo. Anche questo è un elemento moderno, e quindi insomma, perché secondo me questo,
l'unione della modernità con la fiaba e il mito fa parte del mio intendere il mito. Per me il fantasy, che trae origine dalla mitologia, sono delle fiabe per adulti che i greci, secondo me, utilizzavano per indirizzare i concittadini a diventare cittadini della polis. E così, secondo me, è la mitologia, è il mito e il fantasy. Grazie. Grazie. La prossima, Giulia Massini con La terra sul filo di seta. Ecco, questo è il primo dei volumi di cui vi dicevo prima, dedicato appunto a un pubblico di giovani, anche a un pubblico di giovani, quindi privo di quella prullerie che potrebbe essere, oppure di una certa efferatezza che renderebbe il testo assolutamente dedicato soltanto a un pubblico di adulti. Sì, grazie, buongiorno. Sì, questo libro è una serie di progetti insieme, diciamo, lo possiamo chiamare, in virtù di quello che ha detto anche la Silva, un romanzo di formazione. È sicuramente un romanzo ispirato al Giappone antico, quello delle tradizioni, delle vie. È un romanzo sulla via dell'arte marziale del tiro con l'arco, ed è anche un romanzo sulla solitudine di diventare grandi, sulla solitudine di questa ragazza. Qual è la storia? C'è una montagna, su questa montagna c'è un villaggio, la cui vita è così pacifica che sembra quasi noiosa, e qui vive Coco. Coco sta per compiere 15 anni, 15 anni sono la maggiore età in questo popolo in cui lei è nata, gli Scudoi. E fa una bella festa, la festa si avvicina, arrivano i regali, i genitori le vogliono bene, si avvia una vita tranquilla, se non che, proprio perché è maggiorenne, viene a conoscenza di un segreto che fino a quel momento le era stato tenuto nascosto, cioè che questo villaggio così tranquillo in realtà nasconde alle sue spalle un mondo completamente nel caos, un mondo, utilizzare la metafora del titolo, appeso a un filo. È un mondo che è stato completamente distrutto da un dittatore che ha sguinzagliato degli spettri capaci di polverizzare la vita soltanto sfiorandola e che non coinvolge il villaggio di Coco in questa distruzione per qualcosa che gli Scudoi sono stati in grado di escogitare e che riguarda proprio le loro antiche tradizioni, la tradizione del tiro con l'arco. Sono diventati così bravi nella maestria di tirare frecce non a un nemico, a un bersaglio, perché loro sono in pace, che queste frecce, proprio il rumore del loro scoccare, ha acquisito una, diciamo, potenzialità magica, quella appunto di tenere lontani gli spiriti malvagi. Soltanto che non è soltanto protetto il paese in questo modo, è proprio come se agli occhi di Coco gli Scudoi vivessero nella completa indifferenza della sofferenza delle altre razze che sono sotto la montagna e che sono delle razze meravigliose, mischiate in tempi antichissimi tra uomini e animali, uomini lupo, pinguini, uomini volpe, e anche le tigri parlanti capaci di conoscere il futuro, tutte creature di cui Coco ha letto nelle storie, nelle mitologie che hanno, diciamo, nutrito la sua infanzia e che rischiano di non esistere più. Per questo motivo prende una decisione, quella di imparare l'arte del suo popolo, l'arte del tiro con l'arco, ma non per mantenere la pace, ma per scendere in guerra, per far sì che la pace venga poi portata a tutto il resto del mondo. E questo è la scelta forse morale, che è una scelta non tanto morale, c'è cioè una scelta proprio di vita, che un po' riunisce tutti quanti i progetti del libro, no? Il libro sulle arti marziali, il libro sul diventare grandi, ma anche la tradizione del fantasy, dove spesso l'eroe è messo di fronte a questa scelta. Grazie. Grazie a te. Bene, e il primo progetto
Sì, fantasy per oggi. Vieni pure Carlo Menzinger con una raccolta di racconti per collezione sci-fi dal titolo Apocalisse Berentina. Grazie. Saluti a tutti, appunto sono Carlo Menzinger e questo è il primo libro che pubblico con Tabula Fati, non è il primo che ho scritto, insomma sono un autore di thriller, fantascienza, gotico, ucronia in particolare. Allora, questa è una raccolta di racconti che appunto si chiama Apocalissi Fiorentine. Perché? Perché in pratica diciamo, io nello scriverlo mi sono posto diciamo, un po' due obiettivi. Il primo è quello, ogni volta che leggiamo delle storie apocalittiche, le immaginiamo sempre in America, no? Gli alieni arrivano a New York, le varie catastrofi avvengono sempre in America. Dico, siamo in Italia, insomma, almeno noi che siamo italiani scriviamo qualcosa sull'Italia. E quindi, vivendo io a Firenze, l'ho ambientato a Firenze. Seconda cosa, siamo in un momento storico, un po' di crisi ambientale, no? Cioè, ci sono tante problematiche, il surriscaldamento, l'inquinamento, le plastiche, i virus nuovi, eccetera, eccetera. E questo, diciamo, dà un segnale di una fragilità del nostro mondo. Ok, ma questa fragilità continuiamo a percepirla come un fatto un po' distante, un po' lontano, no? Cioè, vabbè, il surriscaldamento è un fatto degli orsi bianchi, l'Amazzonia è un fatto di chi ci vive là, no? E allora cosa ho voluto fare? Ho voluto portare vicino queste problematiche e dire, parliamo, qual è questi problemi? Diciamo, parliamo della nostra... delle nostre città, cioè alla fine questa fragilità del mondo è una fragilità che si riflette sulle nostre vite personali, sulle nostre città. E quindi ho voluto scrivere questo romanzo. Non è un romanzo ambientalista, però, cioè non è una raccolta, non è un romanzo, ma non è neanche ambientalista. Ci sono una parte di racconti fantascientifici di tipo diciamo catastrofico ambientale, però affronta tutta la storia di Firenze, passata e futura, in vari momenti che possono essere stati di crisi nel passato. Si parte dalla fondazione di Roma che fu fatta da Giulio Cesare per contrastare i Catilinari che stavano a Fiesole, poi c'è una serie di cose, Fiesole viene distrutta, Firenze non serve più, insomma, no, tanto per dire, questa è un'ucronia. Poi ci sono che ne so, vari altri episodi, le guerre, la battaglia ai Montaperti, insomma, una serie di episodi storici di Firenze che rivedo in maniera o ucronica o in chiave fantasy. Per esempio c'è l'alluvione di Firenze famosa del 1966 che viene rivista da un punto di vista delle divinità fluviali, per cui da una parte la città devastata da tutto questo evento catastrofico e dall'altra queste divinità fluviali che tutte contente che dilagano di qua e di là, insomma, no? E poi si passa alla parte più appunto fantascientifica con varie catastrofi di varia natura, insomma da quelle che cui siamo abbastanza abituati, però ambientate comunque appunto in un contesto urbano che diciamo per me era quello più vicino, insomma poteva essere a Milano, visto che qua siamo a Milano, no? Si potrebbero scrivere delle apocalissi milanesi, quindi insomma è un po' l'idea di lasciare un messaggio di questo tipo. No, un'altra piccola cosa, questo libro non l'ho scritto da solo, anche se qua leggete solo Carlo Menzinger di Preussen, da questo cognome complicato, ma è proprio il mio, non è un nickname. Ha collaborato con me Marcello Scalzo, un professore dell'Università di Firenze Architettura, e qui all'interno ci sono una cinquantina di disegni di altrettanti ragazzi della Facoltà di Architettura di Firenze che vedono immagini di Firenze rivista in maniera apocalittica, per cui che ne so, ci sta una grande onda che sommerge certe parti, il Duomo sotto la neve, completamente congelato, insomma, cose di questo tipo. E immagini, insomma, secondo me molto belle, mi erano piaciute, le avevo già viste e ho chiesto insomma, di poterle avere all'interno del volume. È un arricchimento, diciamo, di questo testo. Penso di aver superato il mio tempo. Tranquillo, grazie Carlo. Grazie. La prossima, Anna Rita Petrino con Quando poso lo sguardo su di me. Anche questo è uno dei volumi di cui parlavo prima, sebbene faccio parte della collezione sci-fi. Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, questo romanzo, come dice il titolo, quanto posso lo sguardo su Eve, prende le mosse dallo sguardo, anche dalla copertina, dallo sguardo che si scambiano i due, appunto Borg ed Eve. Loro sguardo dà vita a un cambiamento nella storia di questo romanzo. Siamo in un periodo post-disastro mondiale dove convivono forzatamente umani e Borg, cioè umani potenziati, dove il mondo però è stato ricostruito secondo il modello del passato degli antichi proprietari terrieri nobili, dove i nobili sono i Borg e gli umani sono diventati loro schiavi praticamente. Quindi un po' il mito della creatura dell'uomo che supera il suo creatore. E in questo mondo prende le mosse le vicende della protagonista Lilandra Nassir, che è l'erede di una potente famiglia Borg. Come diceva Silva, può essere considerato un romanzo di formazione perché il tema centrale è la ricerca dell'identità, cioè delle proprie origini, il tentativo di rispondere a chi sono io. E possiamo trovare sia la ricerca dell'adolescente che a un certo punto entra in contrasto con le figure genitoriali perché gli si deve opporre, ma che in fondo si chiede quanto di mio padre, quanto di mia madre c'è in me e quanto appartiene soltanto a me stesso, cerca di capire fondamentalmente lui chi è. E poi c'è anche la ricerca in fondo dell'uomo che dalla notte dei tempi cerca di rispondere alle tre fondamentali domande: chi sono io, da dove vengo e dove vado. Queste sono anche le tre domande che si pone la protagonista, che a un certo punto porta in sé tutte le contraddizioni delle razze che convivono in lei e che attraverso una serie di vicende, compresa anche quella amorosa, ricerca appunto le proprie origini. Quindi è un romanzo rivolto, ecco, ai giovani, ma anche e soprattutto agli adulti. Grazie. Grazie. Il prossimo, Vittorio Piccirillo. Leggio. Buongiorno di nuovo. Saremo brevissimi. Io ho da sempre una passione per il mondo dell'antica Roma e ho da sempre una passione per la fantascienza. E ho pensato, ma se ai romani fosse capitato un incontro ravvicinato del terzo tipo, come l'avrebbero vissuto? Come l'avrebbero percepito? Per cui ho provato a mettermi nei loro panni, per quanto mi è stato possibile, e ho provato a raccontare questa storia. La storia dell'incontro di questo gruppo di legionari mandati in spedizione per tutta una serie di ragioni legate alla conquista che stanno svolgendo, che si ritrovano ad avere a che fare con qualcosa di estremamente soprannaturale. Loro che da sempre sono estremamente pragmatici, estremamente concreti, ma nello stesso tempo estremamente legati al mondo del soprannaturale, alle divinità, ai penates e a quant'altro. E mentre lo scrivevo poi è nata in me questa idea. Ho detto, ok, io lo sto raccontando, ma lo sto raccontando in italiano. Ma loro come lo avrebbero raccontato? Per cui mi è venuta questa idea di farlo tradurre in latino, o meglio, di farne fare da un latinista, il professor Giancarlo Giuliani, una versione in latino che rispecchiasse il modo di parlare dei romani dell'epoca e il modo di pensare soprattutto dei romani dell'epoca. E da questo è nata la Legione del Falco, Legio Accipitris. Grazie. Ultima, ma non per ultima, Melania Fusconi. Le anime di Legendra, il primo volume, I cimeli ancestrali. Buongiorno a tutti, sono Melania Fusconi e questo è il mio primo libro in assoluto ed è un fantasy. È il primo di una serie, qui avrà un seguito. E la protagonista si chiama Lena Blanc, che vive su Legendra, appunto, che è un mondo dilaniato da secoli di battaglie tra due grandi fazioni, il regno dell'Ilium e l'impero nemico del regno. Quest'ultimo ricorre a bestie infernali che sono raccapriccianti creature naturali simili a grosse iene che affiancano le schiere di soldati dell'impero. Alena vive in un villaggio celato che è un villaggio protetto da una barriera magica, una strana barriera magica.
perché Leggendra, gli abitanti di Leggendra si dividono tra Nog, persone senza poteri magici, diciamo, e Gifter. I Gifter sono coloro che hanno i poteri magici. E, gli abitanti rifugiati dentro questa barriera, questo villaggio gelato, vivono la loro vita, diciamo, al di là di tutte le brutture del, che succedono fuori dal loro villaggio, che è appunto le guerre di Leggendra. La foresta appena fuori il villaggio celato è assediata, piena di insidie, tra le quali le bestie infernali, dei predoni e dei briganti al servizio dell'impero. Il tempo dell'Elena nel villaggio scorre in maniera ordinato e monotono, se non qualche piccola sua scappatella, diciamo. Lei si addestra insieme al gruppo dei cadetti del regno che sono dentro il villaggio celato. E Mastro Aber è il suo tutore, perché Elena è orfana e ha 17 anni e non vuole che lei diventi un cadetto, diventi un soldato, e quindi sì, hanno sempre degli scontri tra loro, però Elena sente di dover diventare un cadetto, di diventare un soldato, quindi fa quello che vuole. E una sera si troverà in una difficoltà, cioè fuori dal villaggio celato, da sola, impreparata. E questo evento la porterà a fare scelte azzardate che la condurranno a scoprire una strana predisposizione per la magia, perché Elena è una Nog, una magia più potente di quella che ha mai conosciuto prima. A questo punto mi fermerei qui e lascerei a voi il piacere di scoprire cosa succederà ad Elena. Un'ultima cosa soltanto, la Milano Fusconi è anche autrice della copertina, ecco, perché è anche illustratrice. Okay. Molto ci sarebbe da dire ancora, molto non è stato detto. I titoli degli autori che hanno presentato oggi li trovate al banco di Tabula Fatti Solfanelli, trovate anche titoli di autori che non hanno presentato ma che sono qui tra noi nel pubblico, che mi piacerebbe ringraziare: Alessio Seganti, Emiliano Meccati, Francesco Brandoli, che ci hanno fatto l'onore e il piacere di essere con noi oggi. Come avete ascoltato, Generi, Laura Segnalati, giusto, che vedo adesso è coperta, non l'avevo vista. Avete ascoltato storie di generi diversi, di tipi diversi, ma tutte accomunate dalla volontà di raccontare valori forti, che è l'impronta di base di tutta la fantascienza di Tabula Fatti Solfanelli, e non solo. Chiudo ringraziando anche i curatori della rivista Dimensione Cosmica, che non sono con noi fisicamente ma sono sempre con noi, ovvero Gianfranco De Turris e Adriano Montibuzzetti. Vi ringrazio per la partecipazione e vi aspettiamo al banco della Tabula Fatti. Grazie a tutti.